Francesco, io vado dritto al cuore del problema. Com'è sta storia che ti vedono svogliato? Ma non lo so, come ho detto prima, cioè la gente qua pensa che sono rimasto svogliato, non con la testa giusta, ma cioè, come ho detto prima, non devo dimostrare niente né ai tifosi, cioè, sotto questo aspetto, né alle persone che pensano così. Io sono rimasto con la testa giusta, ovvio che comunque fa sempre piacere se ci sono squadre della Serie A comunque che ti cercano, come ogni ragazzo, penso. Però è finita lì, sono rimasto qua con la testa giusta, ma cioè, le persone che devono saperlo, come il mister e la società, lo sanno, quindi a loro devo dimostrare, non le altre persone che pensano così, quindi non ho problemi. Mi alleno sempre al 100% e dimostrare il contrario di quello che pensa la gente. Con l'allenatore è tutto a posto? Tranquillissimo, il mister è bravo e niente. Nel senso che non hai giocato con continuità e quindi... Vabbè, la prima partita ho avuto il virus che nessuno ci credeva. E poi ho avuto male a caviglia, poi l'altro non mi ha messo, ma ci sta, sono tutti comunque giocatori bravi, cioè sono terzini forti, quindi se il mister vede bene un altro è giusto che lo fa mettere. Ti vediamo leggermente ink. No, perché la gente continua a pensare, è rimasto senza voglia, cioè se non avevo voglia me ne sarei andato, cioè non era quello il problema. Sono rimasto convinto anche perché siamo a Parco, anche se è una squadra giovane, comunque abbiamo visto il campione di Serie B, tutti lì, cioè siamo tutti lì. Magari sento le voci così, ma a me non mi interessa quello che dice la gente, cioè assolutamente non mi importa proprio. Mi dà fastidio magari quando la prima giornata dicono che non voglio giocare perché ho la febbre, oppure quando fanno le battutine per il compleanno. Vabbè, la battutina l'ha fatta Zeman. Il mister poi ci ho parlato, cioè, mi ha detto che ci sta. Vi siete chiariti? Cioè. No, ma ha fatto la battutina così come fa sempre il mister. Cioè, vi punzecchia. Ma sì, ma magari anche ci per sta. Stimolarci a noi. Cioè, se ho malagaviglia, ho malagaviglia. Se ho avuto il virus la prima partita contro il Foggia, che poi sono andato all'ospedale, ma non devo dimostrare niente a nessuno, alla gente che pensa che non ho giocato perché volevo andare via. Ma io devo dimostrare ancora di più quello che valgo, anche perché... Siamo molti giocatori importanti. Senti Francesco, però insomma quello che ha detto Zeman a fine partita direi piuttosto eloquente e anche preoccupante, perché ha dichiarato testualmente il Boemo non possiamo giocare come a Subbuteo, i giocatori non hanno ancora chiaro come devono muoversi in campo, eppure lavoriamo da 3 mesi insieme. Sì, te lo ripeto, siamo una squadra giovane e Cittadella è partito aggressivo, al mente ce l'aveva detto. Non abbiamo fatto movimento, magari cercavamo più la palla sui piedi e quello dobbiamo migliorare, giocare più magari anche i triangoli, gli esterni, terzino, mezzala, esterno alto. Senti, ma secondo te bisogna trovare l'equilibrio, come si dice, più parti tra l'ideale di calcio del mister e le caratteristiche di questo organico? Ma il mister ci chiede delle idee precise, poche idee ma chiare, cioè... Mister non parla tanto, ma le poche cose che dice sono quelle che bisogna fare e se si fanno arriveranno i risultati. Cioè alla ripresa oggi vi siete confrontati, ecco, questo vorremmo capire. No, anche se parla poco. No, il mister c'è un dialogo. Dice sempre queste cose, mister, cioè nel senso poche, ma sono quelle che magari non stiamo facendo, quindi Insiste. Noi adesso comunque in allenamento proviamo sempre le cose, quindi cercheremo di dare il massimo ogni partita. Senti, è sulla difesa che il mister vorrebbe un po' più alta? Anche quello, cercheremo di migliorare sotto quegli aspetti lì.